Per due giorni il quartiere di Tombaccia a Fano si è trasformato nella capitale del piatto più amato e gustoso, il fritto. Si è conclusa in positivo, dopo due anni di stop forzato, l'undicesima edizione della Festa del Fritto. Tanti volontari dell'associazione Quid là dal Fium con le loro maglie rosse hanno servito fino a notte inoltrata i tanti avventori che hanno deciso di trascorrere la loro serata in compagnia del buon cibo. Buon cibo arricchito anche dalla musica delle orchestre del territorio, oltre alla presenza di mercatini e intrattenimento per i più piccoli. La Festa del Fritto si conferma nuovamente un bel evento, anche perché vedo una presenza veramente, veramente cospicua. Devo ringraziare tutto l'entourage, che tutti i volontari che ci hanno dato una mano già dalla settimana scorsa per far sì che la manifestazione venisse, insomma, discretamente. La presenza è notevole, forse anche di più di quello che ci aspettavamo. E veramente devo fare un ringraziamento tutto tondo ai volontari, a quelli che hanno lavorato dietro le quinte, a tutti gli sponsor, alle orchestre, a Maurizio soprattutto, che in qualche modo ci ha allietato del suo fritto, e un ringraziamento enorme a tutti coloro che hanno presentato, e spero che praticamente anche il prossimo anno partecipino nuovamente, perché siamo veramente entusiasti. Novità di quest'anno, il tris di biscotti fritti andati a ruba durante le giornate dell'evento. Noi pensiamo che effettivamente l'attrattiva di tutta questa manifestazione sia la parte culinaria. Il fritto veramente è stato osannato da parecchie persone che ci hanno complimentati, ma la cosa che ci soddisfa è vedere la presenza di persone che negli anni hanno mantenuto una certa costanza, per cui sicuramente deriva dal fatto che le pietanze sono state molto gradite.